l'Italia che cambia siamo noi. Il baco da seta nasce da delle uova che sono piccolissime. Il baco quando si schiude è grande all'incirca 2 mm. Da quel momento mangia in continuazione e noi dobbiamo fare esattamente come si fa con i bambini. Quindi raccogliamo le foglie di gesso e le tagliamo a pezzettini piccolini piccolini in modo tale che loro possano, diciamo, mangiare meglio e quindi crescere meglio. La vita del baco da seta, proprio come baco, è dell'incirca di 28 giorni. Al 28esimo giorno c'è la salita al bosco. Il baco rifiuta il cibo, quindi la foglia di gelso, salgono su dei supporti creati da noi in cui cominciano a tessere il loro bozzolo di seta. È veramente incredibile pensare come un semplice bruco riesca a creare il filo più prezioso del mondo e come semplicemente con l'aiuto di acqua calda e uno scopino di erica si riesce a ricavare il filo di seta. Prima di tutto Nido di Seta è una storia d'amore verso la nostra terra. Sorge San Floro. San Floro è un borgo di 500 anime nella provincia di Catanzaro, che dal 1400 al 1700 è stata capitale europea della seta. La nostra tradizione serica è rimasta fino alla generazione dei nostri nonni. È un capitale culturale che stava completamente scomparendo. 5 anni fa, io, Domenico Vivino e Giovanna Bagnato abbiamo deciso di chiedere al comune la possibilità di gestire 5 ettari di terra su cui sorgeva un gessetto abbandonato, con anche un museo della seta che è all'interno di un antico castello, per creare di nuovo quella che era la produzione serica. Quello che noi facciamo è un'agricoltura multifunzionale. Per quanto riguarda il comparto agricolo, facciamo allevamento del baco, lavorazione delle more di gelso e agricoltura biologica, nel vero senso della parola. Abbiamo un agri.punto ristoro, dove serviamo le cose che coltiviamo in agricoltura bio. Il fine del ciclo vitale del baco da seta è appunto il bozzolo, e il bozzolo ci serve per estrarre il filo, quindi abbiamo tutto il ciclo artigianale della seta, quindi dal bozzolo estraiamo il filo, lo lavoriamo, lo tessiamo e lo facciamo diventare manufatto. E poi abbiamo la parte turistica, perché ci siamo aperti tantissimo sia alla didattica che al turismo nazionale e non, e abbiamo molte persone che vengono a vivere una esperienza, anzi una eco-esperienza a 360 gradi nel mondo della seta. Quando noi abbiamo iniziato questa attività non eravamo esperti né di seta né di bachicoltura, quindi la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada è stata stalkerizzare gli anziani del nostro paese, dei paesi limitrofi, per capire tutti i segreti che stavano all'interno della filiera serica. Non bastavano, specialmente quando tu vuoi fare attività e non una produzione casalinga. Abbiamo dovuto fare la valigia e viaggiare intorno al mondo. E siamo stati molto in Asia, specialmente in Thailandia e in India, e poi siamo stati in Messico, dove abbiamo visto i modi non convenzionali per la lavorazione serica. Avevamo iniziato questa avventura pensando di creare nuove figure che ci potessero aiutare, invece questo avvenimento ha scosso la curiosità di molte persone a livello mondiale. Grazie al cielo i prodotti che noi produciamo stanno avendo successo. Quindi quello che noi abbiamo creato è un sistema di artigiani esclusivamente sul territorio calabrese che ci aiutano a lavorare il tessuto e la fibra. Il 99% di queste persone sono donne e sappiamo tutti com'è la situazione del lavoro femminile, specialmente al sud. Possono continuare a fare la loro attività, che è in via d'estinzione, non muovendosi da casa. Questi artigiani però cominciano a non bastare, quindi è difficile trovare queste figure e quindi abbiamo pensato appunto di creare una specie di accademia per tramandare questi lavori. E mai potevamo immaginarci in realtà un'affluenza da tutte le parti del mondo, perché sono venuti dall'Argentina, dall'Inghilterra, dalla Finlandia, per imparare a lavorare la seta e a tingere con i pigmenti naturali. Io
Io sono nata in Calabria, ma quando avevo 6 mesi i miei genitori mi hanno portato in provincia di Varese, quindi sono cresciuta completamente al nord. Appena finiti gli studi ho cominciato subito a lavorare per una nota compagnia aerea. Dopo questa esperienza lavorativa che è durata 4 anni, abbiamo subito un licenziamento di gruppo per una diminuzione di lavoro e ho colto questa occasione per trasferirmi in Germania, a Berlino. Questa esperienza mi ha permesso di vedere la mia terra di origine con occhi diversi e di capirne veramente quelle che sono la potenzialità a 360 gradi. E questo è stato appunto il frutto del mio viaggio a Berlino Lamezia Terme, dove qui ho rincontrato Domenico e Giovanna. Per noi è importante creare un terreno fertile per le future generazioni. Mio padre mi ha sempre detto che qua in Calabria non c'era niente, ma dal mio punto di vista dove non c'è niente vuol dire che c'è tutto da fare. Per me l'Italia che cambia sono i giovani che tornano nelle loro terre di origine, si prendono cura della nostra terra e creano un futuro migliore per noi e le future generazioni. Partire dalle nostre origini, prenderci più cura della terra e soprattutto cercare una sostenibilità ambientale, perché siamo tutti sullo stesso pianeta e non c'è un pianeta B. In realtà a tutte le mie generazioni direi buona Italia che cambia a tutti. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla.